comuni, noi abbiamo ipotizzato essere soldati greci. Ci troviamo infatti all'interno della necropoli di Mera, un'area in qualche modo sacra per i coloni, dove difficilmente furono seppelliti i caduti del polietnico esercito nemico. Ma non necessariamente i morti delle nostre fosse dovevano essere i meresi. È più probabile che si tratta dei soldati greci di Siracusa e di Agrigento, caduti in una battaglia lontano dalla loro città e che non fu possibile riportare in patria. Mentre le deposizioni singole potrebbero essere sepolture di soldati imeresi morti davanti alle mura della loro città e deposti secondo riti funerari tradizionali dai parenti, che poterono anche collocare oggetti di corredo che mancavano invece nelle fosse comuni. Da quest'estate abbiamo iniziato un'analisi con la Georgia University della North Carolina sul scopo di tutti questi resi. Sono molto interessanti perché si vede che l'aspetto nutrizionale degli ultimi anni di vita ha due gruppi fondamentali: quelli delle fosse comuni si distinguono da quelli delle sepolture monosome, evidentemente dei morti. Quindi sono degli indizi da prendere con le pinze, ma ci stiamo lavorando. Un'altra impressionante testimonianza della battaglia del 400 sono le circa 30 tombe di cavalli deposte in profondità non lontano dalle fosse comuni. Considerato che le tombe di animali sono molto rare nelle necropoli greche, è probabile che si tratta di cavalli morti in battaglia e sepolti nell'area cimiteriale, o perché siamo sul campo di battaglia e il loro trasporto comportava difficoltà, o più probabilmente perché a questi animali venne dato l'onore di una sepoltura nella necropoli, proprio perché è caduto in uno scontro dal grande significato storico e simbolico, nel quale, come leggiamo dalle fonti greche, la cavalleria siracusana ebbe notevole peso e un importante ruolo da protagonista nelle sue fasi salienti, anche se in questo caso abbiamo un morso che non è il morso greco, ha dei confronti Spagna, quindi resta il dubbio se possa essere il cavallo, perlomeno l'unico che conosco io è della Spagna centrale, qua ci me l'ha suggerito, se ricordo bene, Raimondo, gentilmente, con cui abbiamo tenuto un dialogo su questi aspetti costanti. Le fosse comuni di Mera, pur restituendo il ricordo dello scontro del 480, non vanno interpretate come il monumento celebrativo della vittoria, non ancora localizzato, ma che certamente fu eretto sulla pianura di Bonfornello. Così come avvenne ad esempio a Maratona, dove a memoria della guerra del 490 fu costruito il nuovo tumulo. Nel mondo greco classico, le testimonianze archeologiche di sepolture collettive di soldati, diciamo poliandreia, sono molto rare. Il confronto più diretto sono le fosse scoperte tra il 1928 e il 1939 a Torinto, nelle Geo settentrionale, identificate da David Robinson con le sepolture dei guerrieri caduti nella guerra combattuta nella penisola calcidica dal 432 al 428 contro gli ateniesi. Esse presentano nelle dimensioni e nella posizione dei corpi caratteristiche quasi identiche a quelle imeresi. Nel corso della storia, invece, l'uso di fosse crocianamente, per restare un poco ad una attualizzare questi rinvenimenti, l'uso di fosse comuni con analoga pianificazione nella disposizione dei cadaveri non è infrequente e connota spesso le sepolture realizzate dai vincitori nei confronti dei propri morti. Un unico esempio sono le fosse degli inglesi caduti nella prima guerra mondiale ad Hyde Park, nella Francia nord-orientale, dove si tratta di soldati seppelliti da compatrioti, rispettando quindi un certo decoro nella sistemazione dei cadaveri. Pur esulando dal tema del nostro convegno, tuttavia, in tempi di guerre non lontane dall'Italia, vorrei ricordare quanto sia doloroso constatare come spesso i vincitori abbiano dato mostruose sepolture collettive agli sconfitti, i cui corpi furono gettati in fosse comuni senza alcuna dignità, dove nulla vi è del senso dell'humanitas e della pietas che dovrebbero contraddistinguere il rispetto dell'individuo. Ricordo pro memoria casi ben noti a tutti nella nostra civile Europa, come quelli dell'Olocausto e la tragedia più recente della guerra dei vicini Balcani, che illustrano bene come anche dopo la morte la dignità della persona umana possa essere calpestata e umiliata. In questi giorni leggiamo delle scoperte delle fosse comuni nel nord dell'Iraq. La storia non cambia. La battaglia del 409. Trascorsi 70 anni, i cartaginesi sbarcarono nuovamente in Sicilia con un esercito al comando di Annibale e, distrutta Selinunte, assediarono Imera per conquistarla e vendicare la sconfitta del 480. Tra parentesi, Imera è l'unica colonia greca distrutta e abbandonata, tutte le altre in qualche modo continuano a vivere. Scrive Diodoro Siculo che dopo
diversi giorni di assedio, i mercenari punici aprirono un varco nelle fortificazioni e per primi gli Iberi entrarono nella città, che fu conquistata di forza, e barbari si dettero a una lunga, spietata strage di tutti quelli che vi restarono presi. Seguirono pochi anni dopo la conquista di Agrigento, Gela e Camarina, e soltanto Siracusa resistette. Si tratta quindi, anche in questo caso, di battaglie che determinarono un brusco e generale cambiamento dell'assetto geopolitico dell'isola, con la costituzione dell'eparchia punica nella Sicilia occidentale e di nuovi equilibri che attraverso varie vicende si mantennero inalterati fino alla conquista romana della prima guerra punica, alla metà del terzo. Anche di questa seconda battaglia di Mera nel 409 lo scavo ha restituito una straordinaria documentazione. In primo luogo con la scoperta di un tratto di fortificazione antistante alla necropoli di alcune falle nella muratura, su cui sono testimoniati affrettati interventi di restauro con materiali di rimpiego che documentano a nostro avviso il passo di dolore siculo di alcuni momenti dell'assedio, allorché Annibale, disposte le macchine, iniziò a battere i muri in più punti e a sottoporre gli assediati a una dura pressione. Fece scavare sotto le mura e gli fece infilare del legname, dato fuoco a questo, in breve un ampio tratto del muro crollò. Ecco, sono due casi, qui c'è un tratto di almeno una ventina metri distrutti con elementi architettonici, forse di tombe monumentali, quest'altro della Torre Nord-Ovest con queste lacune compensate da un affrettato restauro, siccome non c'è una occupazione di Mera né una ristrutturazione delle fortificazioni, questa è l'ultima fase dal punto di vista archeologico e storico delle fortificazioni. Direi che è abbastanza probabile che si tratta dei danni fatti durante l'assedio. Inoltre, vicino alle sepolture collettive del 480 è stata messa in luce una grande fossa comune con i resti di soldati caduti negli scontri legati alla distruzione di Mera. Tuttavia questa deposizione collettiva si differenzia da quelle del 480, oltre che per l'orientamento a 90 gradi, per dimensioni e numero di scheletri. Essa infatti conteneva un più alto numero di individui, almeno 60. Probabilmente la sepoltura fu realizzata nei momenti concitati dell'assedio della città, che durarono vari giorni, ci dice Diodoro. E a causa della fretta e dell'elevato numero dei corpi, dei morti, i corpi furono deposti su quattro strati livelli che abbiamo potuto ricostruire nel corso degli scavi. Questo è stato un lavoro piuttosto difficile, sembra una zona di falde con le droghe che lavoravano, però sono riusciti a identificare tutti i cadaveri e si può seguire la successione di quattro livelli, il primo molto ordinato, supini col cranio a nodo, un secondo strato con innesto di altri cadaveri, un terzo strato con un'altra serie di cadaveri orientati in senso opposto, infine la saturazione della fossa sulla destra con un disordine totale. Si può immaginare, diciamo, una situazione di fretta in cui si moltiplicavano le necessità. Concludo infine con l'ultima importante scoperta delle sepolture dei cittadini meresi trucidati dalle truppe mercenarie di Cartagine. Come sappiamo dalla narrazione di Diodoro, la città fu conquistata di forza e i barbari si dettero ad una lunga, spietata strage di tutti quelli che vi restarono presi. Poi Annibale dette ordine di tenere in vita i prigionieri. Il massacro cessò e iniziò la razzia delle abitazioni. Nella parte più orientale della necropoli, e solo in quella parte, proprio davanti alla fortificazione, abbiamo messo in luce, quasi sempre negli strati più superficiali, centinaia di scheletri deposti caoticamente e con modalità irrituali. Uomini e donne di ogni età, spesso in posizione del tutto scomposte e talvolta non più in connessione anatomica, da collegare forse alle disordinate sepolture di cittadini massacrati dall'abitato. Abbiamo da poco avviato con Francesco Fabri, che è l'antropologo che segue Scavi di Mera da tanti anni, abbiamo avviato lo studio tafonomico antropologico di queste sepolture e quindi effettivamente ci vuole molta prudenza, però l'ipotesi che ho fatto e che continuo a fare, sulla quale stiamo lavorando, è che terminata la strage degli meresi, i superstiti portarono fuori dalla città i cadaveri e mani pietose li seppellirono in gran fetta nella zona della necropoli più vicina alle mura della colonia. Tranne un caso di morte di un cavallo della città alta, scavato qualche decennio fa da Danuso Allegro, nelle case, negli strati di distruzione delle case non sono stati mai trovati cadaveri. La storia per fortuna non si fa
con i sé. Ma se consideriamo che a Dimera nel 480 erano presenti Agrigento e Siracusa, le due più potenti polis di Sicilia, non possiamo non pensare a quali radicali cambiamenti politici e culturali sarebbero avvenuti nella Grecia d'Occidente se l'isola fosse caduta agli inizi del V secolo a.C. in mano punica e quale diversa strada avrebbero preso i destini della Sicilia. Ecco perché scavando queste commoventi testimonianze viene a noi chiara la percezione di quanto profondo significato, al di là dei dati archeologici, fosse nel riesumare i resti di questi individui. Che volevo ringraziare, abbiamo lavorato per più di 2 anni, tutti i giorni, con pochi intervalli tra Ferragosto e Natale, un gruppo di operai a sinistra, sapete quanto sia importante avere degli operai motivati, allora leggevamo i passi di Diodoro man mano che scavavamo e veramente c'era una partecipazione totale, e poi gli operai siciliani, devo dire, che sanno essere generosi. Ma ringrazio anche questa straordinaria equipe che ha lavorato per 2 anni. Purtroppo la sovrintendenza non forma allievi, quindi dopo lo scavo se ne sono andati via tutti e lo studio non è così semplice. Lo scavo degli scheletri, la cruda testimonianza delle armi ancora infisse delle ossa, la massa dei corpi ordinatamente disposti sulla nuda terra hanno costituito per noi archeologi, ma anche per gli operai, come dicevo, con cui abbiamo condiviso i racconti di Doro Siculo, non soltanto un motivo di studio, ma anche un profondo insegnamento sul senso della ricerca archeologica, quando si ha ovviamente la fortuna di intercettare la grande storia e, come in questo caso, i valori alti per i quali questi soldati hanno sacrificato le loro vite, che sono la loro sopravvivenza e la libertà.